una maniera geniale. Ahí está su poderoso virus, sus centenares de artículos en la revista más prestigiosa de la especialidad. Fue indiscutible maestro. Esa difícil tarea de lo que siempre ha sido un profesor universitario es algo que ha estado presente y todos conocemos desde fuera de Italia en las universidades donde estudió su magisterio. Suerte tuvo la Universidad de Cagliari y fundamentalmente su gran presencia en esa universidad prestigiosísima de Florencia y en las universidades extranjeras en las que desarrolló actividad científica, enseñanza como profesor de visitante. Recordemos que lo fue en universidades dentro de la investigación de Inglaterra, de Francia, de los Estados Unidos, de Canadá, y en España tuvo, como diré ahora brevemente, en el escaso tiempo de Pichón para intervenir, una atracción perfectamente tuvo. Está expresado en varios lugares de la obra de Marco Aurelio, pero me referiré a un texto que fue su discurso en español en la Universidad de Jaén durante el acto de su doctorado honoris causa, que aparece ahora traducido en italiano por su esposa, la profesora Conchita Pesetia, en el documento 30, Ostraca, que se inicia por ese texto que ha dado Autobiografía Sexedia de Mario Torelli. Texto lleno de referencias a experiencias personales en su largo recorrido en estas investigaciones científicas, y en este texto podemos comprobar, sobre todo, algo que él siempre expresaba de una u otra manera: su concepto de la arqueología como una ciencia histórica que debe ser considerada de voz global, orientada a buscar el futuro en nuestro pasado, abriéndose a un foco verdaderamente interdisciplinar para así alcanzar el verdadero objetivo, el punto de calificación de nuestra investigación, que es el histórico. Así se lo expresó magistralmente en sus conferencias que en 2004 Torelli escribió para aquellos jóvenes arqueólogos italianos que en ese año fundaron la Confederación Italiana de Arqueólogos y que crearía la revista en línea Snowden. Texto que ha sido vuelto a publicar hoy en la mañana, sobre todo a aspecto que yo quiero destacar, que es la relación de Mario Torelli con la arqueología española, que verdaderamente podemos decir que ha sido intenso y ha dejado cosas importantes en la amistad y en fin. Por eso, la desaparición de la y del maestro nos ha llenado de dolor, que hoy solo podemos superar con el recuerdo y con la magistral enseñanza que hoy seguimos teniendo de su obra. Debo decirles, queridos colegas italianos, que en España sería extraño que en algunos de los departamentos universitarios de nuestras universidades no se utilizaran algunos de los libros de Mario Torelli. No podemos entrar al mundo de Prusia sin manejar algunas de las producciones de sus obras relacionadas con esa importantísima faceta de la arqueología de Italia. Y hemos olvidar que por introducirnos en cualquier campo del mundo interesantísimo de la urbanística, nosotros tenemos que seguir utilizando su historia urbanística que escribió Pierre Gros, por cierto, autor de una necrológica extraordinariamente lucida y publicada durante tanto tiempo. Debo decir que los contactos de Mario Torelli con la arqueología española se encierran sobre todo a través de la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma. Pero debo decir que, aunque Mario Torelli tuvo una relación intensísima con muchos de los colegas españoles, fueron los directores de eso fue. Hay que decir que esas relaciones habían empezado bastante antes. Y en mi caso, soy heredero de
las relaciones de mi maestro con esa escuela de aquí. Mi maestro Alberto Valín estuvo bastante tiempo en la Escuela Española de Roma, en aquella vieja escuela de los años 60, y allí estuvo en contacto con el conde Boede de Murcia, y Ángel Pinelli, y con aquellos estudiantes que se convirtieron en los grandes maestros, que como Mario Torelli siguen estando vivos entre nosotros, porque sus obras siguen siendo básicas para el desarrollo de nuestra ciencia, todo del mundo de la arqueología clásica. ¿Cómo no recordar a quien nos homenajeamos aquí? Al maestro, al gran arqueólogo Mario Torelli, o a Filippo Parelli, también de la Universidad de Perugia, o al gran arqueólogo y el gran amigo Fausto Zeno, o a Andrea Tarantini, por nombrar a algunos de aquellos discípulos que salieron de la fecunda escuela de la de Benedetti Bandinelli, de la que, como que recordaba el propio Mario Torelli, ¿qué hubiera ocurrido si finalmente se hubiera hecho caso a la universidad que no quería admitir como ordinario de arqueología nada menos que a Lucio Bianchi Bandinelli? Quiero decirles que cuando desapareció Bianchi Bandinelli en España, no había mucho conocimiento de aquella escuela, pero tuvimos el privilegio algunos de conocerla a fondo porque Alberto Valí volvió a España, se incorporó como ordinario de arqueología a la Universidad de Santiago de Compostela en Galicia, después a la de Valladolid, en la que yo fui su discípulo, después yo me incorporé a una universidad nueva en la Málaga, en la que ahora se cumplen 50 años de mi docencia aquí, ahora como decimos en España, en una catedrático emérito. Y fuimos pocos los que hicimos público nuestro dolor de la desaparición de Bianchi Bandinelli. Por cierto, qué grande ejemplo, recordado por otro colega desaparecido, Marcello Barbanera, en su biografía, esta reacción. Creo que Barbanera empleaba el término reacción aristocrática, aquella elegancia, para enfrentarse a la de una muerte lorentana que tuvo Conte Bianchi Bandinelli. Yo recuerdo cómo un grupo de colegas y amigos españoles publicaron una estudia arqueológica de Valladolid, aquel recuerdo, pero creo que Valí siempre decía, aquí está presente el maestro Bianchi Bandinelli, pero están todos que son mis amigos, que son aquellos a los que debéis seguir, si queréis estar al día, cómo hay que estudiar la arqueología clásica, y no digamos fundamentalmente el mundo itálico. Al cordón yo creo las palabras del profesor Marco Torelli, hoy yo me uno a ti también, intentaré hacerlo con esa reacción y elegancia en el cuerpo del dolor que produce que estemos hablando aquí de alguien. Tanto hemos apreciado lo que hemos conocido, y aunque todos los días tenemos que recordar, aunque solo sea, este gran hombre. Quiero decirles que fundamentalmente tendrán ocasión de oírlo en la intervención de mi colega y catedrático de la Universidad de Jaén, Arturo Ruiz. Fue Jaén, un centro de relación de Marco Torelli en España. También hubo muchas relaciones en otros lugares. Y podemos verlo simplemente en el elenco de españoles que figuran en el Consejo de Redacción de la revista Ostra. Ahí están los colegas de Madrid, algunos ya desaparecidos, no hace mucho tiempo. Ahí están también los colegas de Alicante, los colegas de la Universidad de Granada. Ese contacto con la Escuela Española de Arqueología, un centenario, se formando tanto y en el Mario Torelli tuvo también una importante participación, no solo escribiendo el texto que figura en aquel libro los sábados 100 años de la escuela, sino también, por ejemplo, en la participación con el profesor Arturo Ruiz en alguna de las conferencias que se celebraron en España, quiero recordar Barcelona con motivo de ese centenario. Javier Arce, Ricardo Olmos, Xavier Dupré, más personas que han jugado un importante papel. Y la Universidad de Málaga ha estado, de un cierto modo,
un congresso muy importante sobre historiografía de la arqueología. Y allí el hermano Javier Rey y coincidieron maestros que al poco tiempo se nos fue. Mi maestro Alberto Pín, o José Ronald Sainz, que tuvo allí de intervención realmente, recuerdo con emoción, se fueron aquellos maestros que don Mario Torelli, pero seguramente también se nos ha ido. Se nos ha ido Mario Torelli, pero repetimos su obra. Su obra es importantísima, extraordinaria. Yo debo decir con gran emoción que una de las últimas cosas que Mario Torelli escribió es un artículo dedicado a un homenaje que prestaron mis colegas y amigos con motivo de mi jubilación, base a el trabajo de una belleza extraordinaria y una sabiduría solo comparable a aquella que manejaba Mario Torelli. Es ese precioso artículo que aparece en ese libro, el libro que se llama Satírica Signa, homenaje que estos amigos me dedican, la robo, la agua, navigación, el decreto que se refiere, o sea, de usted a ti. Cuando mis colegas me dijeron que habían mandado pruebas de imprenta y estas pruebas habían llegado en una fecha a que todavía Mario como concreta juntos estaban ahí, pero a punto de su viaje existía la tierra que tanto él amaba, la tierra de su esposa, la tierra en la que hoy está aquí, en un campo maravilloso de ese pueblo natal, de queridísima amiga, Concheta, y todos recordamos nuestra cultura, atendemos a su recuerdo, pues me dijeron que quizá que habían corregido como pruebas, había tenido este texto precioso, lleno de sabiduría, que es lo que dijo. Quiero recordar que en 2016 Mario Torelli estuvo con nosotros, igual que aquí en la Universidad de Málaga, incluyendo su sabiduría y también Concheta Miseria, con las conferencias con las que ha participado en mi universidad, en Sevilla, acompañado por la profesora Pilar León, que hoy precisamente la Universidad de Córdoba recibe el doctorado honoris causa, motivo que me impide mi presencia, yo hubiera querido en Perugia. Y aquí, yo, importante conferencia, de las muchas que tendrá función, con el Arturo Ruiz de explicar aquí, aquí en Malta, Torelli fue reconocido como académico de la Real Academia de Bellas Artes de Stutelli. Y en un acto público inolvidable, Mario Torelli dio una lección de sabiduría espectacular, porque en una de sus visitas había visto un descubrimiento reciente, extraordinario, una tumba en la que aparecían armas de un guerrero y un ajuar del Santísimo, y Mario Torelli definió magistralmente, como nadie podría haber dicho, esta tumba como la de un guerrero, probablemente itálico, al servicio de la comunidad fenicia de la ciudad de Malaca, que en ese siglo VI empezó a convertirse en una ciudad que iniciaba la existencia de unas murallas. Y por lo tanto, había necesitado de la presencia de importantes guerreros como este que murió fue interrumpido. El discurso de Mario Torelli, el discurso de ingreso de Mario Torelli, este extraordinario texto que ustedes pueden obtener en la red, porque está dado ahí, es chingüe, el texto magistral Torelli, es una prueba de por cuánto niño Torelli estuvo unido a esta Universidad de Málaga, la que yo me honro tanto de representar en este momento. Mario Torelli, no les quepa duda, seguirá vivo en el recuerdo de quienes hemos tenido el privilegio de ser tratados con su amistad. En la ceremonia de entrega del premio Balsam, afirmó: de cosa mi mayor fundamental me necesita el labor de un particular, perdón, una teoría, y maestro.
sede impresionante, carico prestigioso. Hoy le ho mencionato, recordando al archeólogo clásico de Lusfoto, académico de Lincei, figura de referimiento internacional. Desde Málaga, no les quepa la menor duda, que agradeciendo que me haya conocido estar presente de esta manera en ese importante evento que cierra con ustedes en el Museo Nacional de Lumbre de Cuya, recordamos siempre mal, con afecto, en enorme gratitud. Gracias. Alessandro Giulio Sepilli, che è docente all'Università di Perugia per tanti anni. Ci parlerà nel suo intervento Mario Dorelli delle intersezioni tra antropologia e archeologia della sua esperienza con il professore. Forse
ne ha sentito parlare, dove oggi a Piano Terreno si trova la biblioteca appunto di antropologia, e allora c'era invece un'aula, una bella aula, in cui appunto anche Sibille Torelli faceva lezione, in cui si tenevano gli esami e così via. E questo palazzetto era distinto dalla sede della facoltà di lettere e aveva una sua autonomia. Qual era il pregio di questo palazzetto? Che avevamo tutte le chiavi e potevamo anche quindi entrare a qualsiasi ora del giorno e della notte, Natale o Pasqua, se ci veniva il bisogno di consultare un libro o di fare continuare qualche lavoro, cosa che se Pini faceva puntualmente, Torelli mi pare un po' meno, e comunque era un privilegio, come dire, che ci accomunava. Ho voluto sottolineare questo aspetto della logistica, diciamo, perché era un elemento che favoriva anche gli incontri e che ha avuto anche una sua funzione, seppur evidentemente non centrale e marginale, nel costruire rapporti tra gli antropologi e gli archeologi. Ora, l'amicizia di Torelli con Sibilli, da che cosa era fatta? Io vi voglio sottolinearlo, perché erano grandi amici di Torelli con Sibilli. E la loro amicizia era fatta da interessi scientifici, di cui adesso parlerò, quelli del rapporto tra antropologia e archeologia, accademici evidentemente, erano tutti e due docenti autorevoli appunto della facoltà, ma anche da una profonda reciproca stima. Ed era una stima che si fondava su doti che entrambi avevano in comune, una grande cultura e curiosità scientifica che andava oltre gli steccati disciplinari, e anche un'efficacia espressiva retorica, oratoria non comune che avevano entrambi e che spingeva gli studenti ad affollare le loro lezioni e a seguire. Ecco, dal punto di vista scientifico, Sibilli condivideva con la madre Anita, che era un'antropologa storica della classicità, di cui probabilmente molti di voi conoscono alcuni libri, come quello su Cieli di Gubbio, Sacralità delle Acque, Sacrilegio di Fonti, per esempio, era impegnata sui temi dell'antichità e con Sibilli, con il figlio, avevano lavorato entrambi sul tema della Sibilla. L'interesse di Torelli per l'antropologia era invece, si inseriva in una scelta, diciamo, scientifica, un interesse per le contaminazioni dell'archeologia con le altre discipline, tra cui l'antropologia culturale. E Torelli, in un saggio del 2012, il cui tema centrale parlo del volume del curato da Nizzo, che portava gli atti del secondo convegno del rapporto tra antropologia e archeologia, e Torelli nel suo saggio ricorda come il suo primo incontro con l'antropologia era avvenuto attraverso le lezioni all'Università di Roma, che allora frequentava da studente, le lezioni di Tendori, che l'avevano messo in contatto con gli antropologi americani, tra cui Mather Knig, è proprio questo il ricordo che lui fa. Ora, l'antropologia è un campo molto vasto di studi. Che cosa privilegiava Torelli in rapporto con l'antropologia? Privilegiava da un lato l'antropologia del mondo antico, dall'altro gli studi sulle società esotiche, con antropologi del calibro appunto di Margaret Mead, che ha fatto ricerche di carattere etnologico sulle isole Samoa, su popolazioni esotiche di interesse etnologico. E il confronto però con Sibilli è avvenuto anche a livello museografico. Ora, oggi pomeriggio ci sarà la Lungarotti, Maria Grazia Lungarotti, che
arriverà nel museo di Torgiano, e sia Sibilli che Torelli lavorarono insieme alla direzione scientifica, l'uno per la parte archeologica, l'altro per la parte antropologica del Museo dell'Olio di Torgiano. Ma si incontrarono anche su un altro museo, che è quello di Cortona, perché Torelli fu chiamato a dirigere scientificamente la rivisitazione del Museo Archeologico di Cortona con il nuovo allestimento e ripensamento delle collezioni, che nel 2005 diede la luce con il nome del MAEC, Museo dell'Accademia Etrusca della città di Cortona. Ecco, questo costituiva l'ampliamento e la riorganizzazione di collezioni preesistenti che partivano dal Settecento ed ebbe da tutt'oggi una sua vitalità, tant'è che poi Torelli venne insignito anche della cittadinanza onoraria, no, mi pare, della città di Cortona. Mentre invece il progetto che fece Sibilli con molto impegno, purtroppo non viene mai raggiunto. Perché? Beh, perché le collezioni, adesso non conosco esattamente le dinamiche, ma certamente le collezioni su cui poteva contare poi il provvedimento di Mai, avevano un altro rilievo dalle collezioni di oggetti quotidiani di cui in genere sono fatti musei etnografici, e questo, come dire, è una dinamica classica, nel senso che i musei etnografici occupano sempre uno spazio un po' più laterale quando ci sono, e meno di privilegio, diciamo, dei musei di arte o di archeologia. E comunque in quel caso, in ogni caso, entrambi si trovarono sul fronte della progettazione museografica insieme, anche se poi i progetti andarono in modo per uno sviluppo diverso. Ecco, ma l'attenzione appunto di Torelli per l'antropologia si fondava su una prospettiva di carattere metodologico e anche disciplinare. Qui io voglio citare un suo intervento appunto su un saggio intitolato I paesaggi dell'archeologia, che Torelli scrisse e che venne inserito in un volume che ho curato, Letture di paesaggi, e uscì nel 2012, ma questo saggio dava conto di una serie di convegni che organizzavamo come dipartimento, perché Torelli e io ci trovavamo per alcuni anni a stare nello stesso dipartimento uomo territorio, e organizzavamo questi convegni in vista dell'approvazione del piano paesistico regionale. Anche qui l'esito non fu tra i più brillanti, non dei nostri convegni che andavano benissimo, ma del piano paesistico regionale, perché il piano paesistico regionale a tutt'oggi non è stato approvato. In ogni caso, come dire, era, diciamo, un obiettivo fondato su delle norme che doveva, come dire, procedere poi nell'andare avanti, come dire, sia le norme. In ogni caso, questo il contesto, in questo contesto in cui partecipavano appunto tutti gli antropologi, gli archeologi, gli storici dell'arte, i geografi, questa era gli urbanisti, questa era la base del nostro dipartimento che si chiamava Uomo Territorio, che poi venne colpito dalla struttura della legge Gelmini, quindi scomparve, e diciamo dopo che Torelli se ne andò dall'università, no? Anche perché questo andazzo aziendalistico dell'università non lo amava molto, e quindi devo dire che comunque era già cominciato ancora prima dell'approvazione della legge Gelmini, e in ogni caso devo dire che questi convegni, che riuscirono appunto benissimo e che portavano come dipartimento, come contributo alla regione per la
stesura del piano paesistico regionale, in questo testo intitolato Paesaggio e l'archeologia, Torelli scrive: l'antichità ci parla prima di tutto con la voce di Omero, di Tucidide, di Orazio. Pensare come molti archeologi del secolo breve hanno pensato all'autosufficienza della nostra disciplina è cosa non solo insensata ma criminale. Spesso era tagliente. Per capire l'antico abbiamo bisogno di tutto, dei testi e delle immagini, dei monumenti, dei paesaggi, del discorso politico e della poesia. Questo testo è concentrato sul tema del paesaggio delle rovine, in cui Torelli cercava di mettere in evidenza come il paesaggio delle rovine, rovine quindi dell'antichità romana, greca, eccetera, erano stati rappresentati da pittori o celebrati in dei testi, e quindi questa però è una tematica di carattere appunto metodologico che Torelli riporta in questo testo che aveva un tema diciamo più circoscritto, ma questo è un testo molto simile a quello che ieri ha letto Alfonsina Russo, che riprendeva il discorso pronunciato da Torelli, due anni dopo la pubblicazione di questo libro, quindi nel 2014, in occasione del conferimento del Premio Balzano. È molto simile, è un po' diversa perché nel 2014 Torelli pronuncia anche la parola antropologia per dire questa necessità di il confronto degli archeologi con altre discipline, senza pretendere all'autosufficienza. Ora, l'idea di Torelli era quella che lo sviluppo dell'archeologia potesse avvenire solo attraverso un ampio e intenso confronto disciplinare o interdisciplinare. Questa questione ritorna ancora in un testo che viene pubblicato nel libro che volume che si intitola Antropologia, Archeologia, Confronto, Rappresentazione e Pratica del Sacro, che costituiscono gli atti di un convegno che si era tenuto al Museo Pivolini, oggi Museo delle Civiltà, nel 2010 e nel 2011 furono due convegni che avevano questo tema, Antropologia, Archeologia, Confronto, uno dedicato al sacro e l'altro dedicato alla morte. E in questo saggio Torelli si sviluppa sugli sviluppi di questi rapporti tra archeologia e antropologia dicendo: oggi, nel 2011, siamo andati più avanti rispetto all'importante influenza anche sugli studi archeologici italiani della scuola francese di antropologia storica di Bernard Petitier tra gli anni 60 e 70. Ma il confronto è ancora giovane, dice, si può andare ancora più avanti. Più avanti come? Ma come andare avanti, si domanda Torelli, visto che il mondo antico è enorme e lo è altrettanto anche la documentazione prodotta dagli antropologi sulle società di interesse etnologico, che inoltre non è unificabile sotto un'unica prospettiva. Torelli sapeva di cosa parlava, cioè conosceva bene, come dire, le problematiche di questa dinamica. Allora Torelli trova una soluzione, che dice: questa che io proporrò è una soluzione per andare più avanti in questo confronto, ed è l'introduzione anche negli studi classici di una metodologia base per gli antropologi, che è l'utilizzo del metodo comparativo. E dice: il confronto tra culture lontanissime, in pari degli antropologi, non è quello dei classicisti. Credo che questa sia una delle maniere, non l'unica, per realizzare una vera rinascita degli studi classici. Il mio sogno è che un giorno gli storici delle religioni e gli antropologi possano citare insieme ai tobriandesi di malinoneschiana memoria anche i greci. Quindi una comparazione, come dire, attraverso il tempo e attraverso lo spazio, un obiettivo
ambizioso, evidentemente, perché i classicisti e antropologi non dominano gli stessi materiali documentari, perché il metodo comparativo, se non si vuole fare un comparativismo alla Fraser, quindi piuttosto superficiale, implica una conoscenza approfondita delle pratiche, dei rituali, di quello che si vuole comparare e dei loro contesti. Ecco, ma non, ovviamente qui non possiamo approfondire queste difficoltà. Ecco, però questo passaggio dall'oggetto della disciplina, dall'unità tra antropologia e archeologia sull'oggetto al metodo, è un'innovazione che io credo che sia molto importante. Cioè una pista potrebbe essere una pista che non ci porta a nessuna parte, ma che bisognerebbe esplorare, non solo di meno, perché è comunque un'innovazione importante. E che questo del metodo possa essere una nuova frontiera del confronto tra le due discipline lo dimostra anche l'apparizione di un libro recente, questa volta di un antropologo, Tim Ingold, che è un antropologo britannico. È un libro che si intitola Making, Antropologia, Archeologia, Arte e Architettura, un libro pubblicato in inglese nel 2013, apparso in italiano qualche anno fa, nel 2019. Il libro è l'esito di un corso per studenti di livello avanzato, dottorati di antropologia unita di Aberdeen, intitolato Le 4A, Antropologia, Archeologia, Arte e Architettura. Ci sarebbero peraltro le discipline di base del corso di beni culturali, attualmente il dipartimento di lettere, quindi avremo anche noi, come dire, una base istituzionale per sperimentare quello che Ingold ha sperimentato in questo corso. Peraltro devo dire, era un corso per studenti di livello avanzato, quindi triennale, e dottorati appunto dell'Università di Aberdeen. Ora, il libro è molto complesso, implica anche delle scelte, possiamo dire, teoriche generali sulle modalità della conoscenza. Io qui voglio fare solo qualche accenno sulle somiglianze che Ingold individua tra antropologia e archeologia, senza affrontare l'arte e l'architettura. Ingold dice: l'antropologia e l'archeologia sono unite non come scienze positive, ma come arte di indagare. E qui torna sul metodo, come arte di indagare. Quindi noi dobbiamo trovare la somiglianza sull'oggetto, dobbiamo trovare la somiglianza sul metodo. E cosa mette a confronto? Mette a confronto due metodi basilari, sia dell'archeologia che dell'antropologia, lo scavo da una parte per l'archeologia e l'osservazione partecipante dall'altra. E lui dice questi sono metodi molto diversi, ma sono accomunati da un elemento. L'archeologo lavora con i materiali contenuti nel suolo e cerca di recuperare le tracce dell'attività umana seguendo le tracce sul filo della calzuola. Questa è la traduzione italiana, non mi sono andata a guardare l'originale inglese, me ne scuso, ma comunque, come dire, sul filo di lana, ecco, cioè seguendo le sue intuizioni e seguendo le tracce che il suolo, che lo scavo stesso, che il materiale gli offre. Quindi, e l'osservazione partecipante è un lavoro con la popolazione che si osserva, non un lavoro su la popolazione che si osserva, è diverso, nel senso che si lavora con i materiali, dice Ingold nel caso del scavo, e si lavora con le popolazioni studiate nel caso dell'osservazione partecipante. C'è un coinvolgimento dell'antropologo nella vita della popolazione osservata e anche dell'archeologo con i suoi materiali dello scavo. Quindi non è una raccolta di entrambi i metodi, una raccolta brutta di dati, cioè non è che l'antropologo va in una certa popolazione, studia una certa popolazione e raccoglie automaticamente quello che vede, né l'archeologo affronta un terreno e fa una brutta raccolta di scavi,
Ecco, quindi noi non dobbiamo pensare all'archeologia, all'antropologia come discipline che affrontano oggetti specifici diversi, ma dobbiamo pensare al metodo dell'antropologia e dell'archeologia più simile a una corda formata dall'intreccio di linee di interesse, significa che viene scompaginata così la territorialità della conoscenza, implicita nel modo in cui le discipline sono intese normativamente. Invece bisogna celebrare l'apertura della conoscenza all'interno. Ovviamente è un discorso enorme che non è qui il caso di affrontare, ma io devo dire che sottolineare questo aspetto che io trovo appunto di una sollecitazione a riflettere sul metodo dell'archeologia e dell'antropologia che trovo molto interessante. E ho voluto, come dire, affrontare questo tema perché di fronte alla passione e alla serietà con cui Teorelli affrontava, come dire, il suo lavoro, io credo che il minimo che possiamo fare è non solo celebrarlo, ma prenderlo sul serio. Ora, questo prenderlo sul serio lo riprendo io stessa da un'affermazione che uno dei maestri dell'antropologia italiana, pochi anni fa, Alberto Mario Cirese, disse una volta che si presentò un suo libro a Siena, un libro difficile, si chiamava Ragioni metriche, un libro che i presentatori difficilmente, come dire, su cui difficilmente navigavano e quindi restavano un po' sulla superficie. A un certo punto lui si spazientì e disse: io non voglio che voi siete d'accordo con me, però vorrei essere preso. Ecco, quello che ho voluto fare qui è quello di cercare di prendere sul serio Mario. Grazie. Lucio Fiorini ci parlerà adesso del suo intervento cronaca di Ravisca e oltre insieme a Mario, il mio professore compagno di viaggio, sua esperienza di tanti anni di scavo a Gravisca e anche di tanti anni di lavoro insieme al professor Torelli. Ringrazio anch'io tantissimo gli organizzatori del convegno per questa celebrazione del mio maestro. Io ho scritto qualche pagina perché il flusso di ricordi sarebbe stato così grande che veramente sarei, solo la premessa mi sarebbe durata ore. Quindi parlerò di ricordi di viaggio. E fondamentalmente di miei ricordi parlerò di ricordi di viaggio e fondamentalmente di miei ricordi legati appunto allo scavo di Gravisca. Tutto cominciava sempre con una telefonata o meno frequentemente con un messaggio del tipo: caro Lucio, ci vediamo domani al solito a Porta Pesa, dovremmo partire verso le 8 per essere in orario, ci prendiamo un caffè insieme alle querce. È successo più volte che Mario Torelli mi chiedesse di accompagnarlo in qualche parte, talvolta per partecipare ad un convegno o ad una conferenza, altre volte per incontrare un amministratore locale come Angelo Centini, l'illuminato architetto assessore. Altre volte per visitare uno scavo e se per caso la scoperta eclatante richiedeva il suo parere, non si tirava mai indietro. La sua curiosità era spesso così forte, più forte della stanchezza, e lo spingeva sempre a condividere le sue vaste conoscenze, cosa che faceva con grande generosità. Grazie. Cosa che
faceva con grande generosità. Ogni volta che si presentava in tale occasione era per me un autentico piacere. Significava trascorrere una bella giornata in compagnia, ancora meglio se era presentato in concerto. Il viaggio cominciava sempre con una rapida scorsa ai giornali, qualche commento alla situazione politica e poi, con una strategia ben calibrata, lanciavo la mia consueta domanda spinto da un interesse incontenibile, simile a quello di un fan che brava a conoscere in anteprima le novità della sua proposta. Allora Mario, di cosa stai lavorando? E da quel momento cominciamo un racconto pieno di particolari, una vera e propria lezione, un podcast personalizzato che non si interrompeva neanche nei miei tratti di galleria per mancanza di campo. Chiaramente poi veniva il mio turno a raccontare delle mie ricerche, delle campagne di stampa, delle incombenze legate alla rivista Ostrata, ne discutevamo insieme facendo il punto della situazione. E così parlando il tempo passava in un fiato. Il tempo è passato in un fiato. Da quel primo anno di università, nel 1985, frequentavo le lezioni di archeologia e storia dell'arte greca romana munito di un piccolo registratore portatile che senza vergogna appoggiavo sopra la cattedra di una cinematografia gremita, sotto il guardo di un professore curioso e perplesso. Da allora sono qui eseguiti esami, la tesi, le scuole di specializzazione, il dottorato, un lungo arco temporale durante il quale la mia profonda stima per il concetto di Mario si è trasformata in un rapporto di affetto sincero. È stato un periodo in cui ho ricevuto molto di più di quanto abbia mai potuto restituire. Accennavo a visitare. Sicuramente la profonda, la pesante responsabilità, sebbene entusiasmante, della conduzione delle indagini presso il santuario in corpo di Cavista è stato motivo di confronto e di ricerca costante per me e Mario. Questo impegno si concretizza anche in tre importanti contributi pubblicati congiuntamente, che avevamo in mente di scrivere insieme la monografia di carattere divulgativo, progetto che purtroppo non ha fatto pubblicare e dare notizia degli stati in corso è stato sempre un imperativo categorico, a cui Mario Torello non si è mai sottratto e che anzi ha considerato alla stregua di un obbligo morale. Da qui la necessità di condividere in tempi quanto più comodi possibili i risultati delle sue ricerche sul campo, nel nome di un impegno volto alla loro totale edizione, nella consapevolezza che ogni stato, in quanto operazione irripetibile e distruttiva, vada documentato nel minor tempo possibile. Un compito di cui l'orgoglioso ha chiesto personalmente o per tramite di colleghi o personalmente o per tramite di nuovi collaboratori. In quest'ottica va letta anche la realizzazione del progetto editoriale volto allo studio di tutte le classi di materiale rinvenute tra Visca dal 1970 al 79. Un programma portato a compimento nei 14 volumi della collana tra Visca, a cui si devono aggiungere anche i resoconti riguardanti la colonia romana di Gradisca e gli oltre 30 articoli pubblicati sul santuario greco etrusco, l'ultimo postumo. Ricordo ancora il giorno nel 1996 in cui mi chiamò nel suo studio di Via Armonica per affidarmi la direzione di un saggio da realizzare presso l'edificio Gamma, il complesso sacro a Pilar scavato sistematicamente nelle campagne del 1972 e del 73. Si trattava di verificare le cronologie proposte come dicevi prima nella parola del passato del 1977. Gli scavi condotti in quell'occasione evidenziarono come ci fosse una corrispondenza con tutte le grandi fasi individuate, laddove alcune differenze nella sequenza delle sottofasi era chiaramente da verificare il fatto che il nuovo saggio era stato aperto immediatamente mentre gli scavi degli anni 70 si erano indagati, con gli scavi degli anni 70 si erano indagati gli ambienti interni. Da questo primo sondaggio nacque poi il progetto che portò all'edizione del volume da me scritto sulle stratigrafie e sulla topografia del santuario meridionale. La strategia di Stato allora utilizzata, negli anni 70, precedentemente all'introduzione degli anziani principi di stratigrafia, si basava su criteri impiegati da Nino Lambrotti, che si chiamava di 20 minuti,
il quale, superando la rigida maglia dei saggi regolari che stavano dei testimoni del Wiener, aveva realizzato un'indagine stratigrafica adattata alla conformazione topografica dell'area, fondata sulla stratigrafia verticale, chiaramente con tutte le implicazioni di ordine concettuale di stratigrafia dell'indagine e indagini di documentazione ad esse relative. Si procedeva nello scavo attraverso una sequenza di tagli, non effettuati in maniera casuale, ossia di spessore predeterminato senza una critica analisi, bensì tenendo conto della stratigrafia individuata nella sequenza di sezione e nei campi di terra. Questa impostazione, antecedente al concetto di interfaccia, che privilegiava la sequenza geografica fissata sulla parete di saggio, anziché l'individuazione dettagliata delle unità stratigrafiche nei loro contorni e volumi, non era tuttavia eseguita con minore accuratezza e precisione per quanto riguardava l'aspetto stratigrafico. Ciò è ampiamente dimostrato dalla vasta documentazione composta principalmente da sezioni da me consultate durante la stessa operazione. Dovendomi in quelle occasioni confrontare con una documentazione ancora basata, principalmente sui piani di scavo, precedente all'introduzione delle schede UEF e priva di una numerazione coerente degli strati, delle strutture, era stato necessario procedere con una ricostruzione saggio per saggio di sequenze stratigrafiche limitate. Queste sequenze dovevano essere poi estese a contesti grandi, come se fossero pezzi di puzzle, un'operazione scivolata, dalle numerose informazioni fornite dagli scavatori riguardanti le caratteristiche fisiche e altrimenti dei singoli strati, e supportata dalle regolari espansioni dei piani pavimentari. L'obiettivo finale era il recupero più possibile coerente della prospettiva orizzontale dello scavo. Dinanzi a tutta la copiosa mole di documentazione da me consultata, e rimanendo ricordando le numerose discussioni avute con Mario, nella comune constatazione di quanti dati sia stato possibile recuperare grazie all'applicazione di una disciplina di scavo vigorosa e attenta, soprattutto considerando un contesto come Marie Gravista, dove la maggior parte delle informazioni sull'impianto planimetrico, sullo sviluppo dei complessi architettonici è stata ricavata in negativo dalla disponibilità delle strutture murarie. Ecco, dicevamo, proprio di fronte a tutto, di fronte a tutto questo, è stato sorprendente per me leggere nel libro di Andrea Cremini, l'ultimo della classe, Archeologia del Borghese Critico, in un virgolettato privo di riscontri e chiaramente inseriti per ferire ancora di più, che Mario si sarebbe espresso con simili parole: quando sento la parola stratigrafia metto mano alla pistola, parafrasando addirittura una frase di Clemente Celi, condannato a 20 anni di carcere presso Norimberga. Tutto ciò non mi sembra corretto, soprattutto quando la critica viene formulata senza la possibilità di risposta. Il libro è stato pubblicato nel 2021, però non ero studioso, ma smentire questa iniqua falsità è lo stesso operato scientifico di quest'ultimo, che ha personalmente pubblicato l'assetto stratigrafico anche negli scarichi del fondo e di Casale Piatto Secco del 1965, o i primi resoconti pubblicati in Notizie degli Scavi 71, o ha delegato a farlo il suo collaboratore, come è avvenuto nel caso di Gavisco, nello scavo della porta di Fra Cortoni verso l'ecogeo di Cruxia. Come ricorda Edward Harris, autore dei Principi di Stratigrafia, ci sono molte modalità di affrontare lo scavo di un sito, diverse strategie, intervento sul terreno, ma sono solo due gli approcci fondamentali: il metodo stratigrafico e quello non stratigrafico o arbitrario. Lo scavo arbitrario consiste in una rimozione indiscriminata e sommaria del terreno, cioè in uno sterro, eseguito unicamente al fine di mettere in luce strutture e recuperare oggetti. La stratificazione archeologica non consiste un elemento di interesse per questo tipo di procedimento. Essa viene distrutta per raggiungere l'obiettivo precisato senza essere preventivamente interpretata come invece avviene nell'archeologia stratigrafica. Quest'ultima, al contrario, vede nella sequenza degli stati non solo l'ultimo strumento, l'unico strumento per
passata da una dimensione spaziale, tridimensionale, a quella estratta nel tempo, basata sulla sequenza delle cronologie native. Ma anche l'unica possibilità di ricostruire contesti e sollevare problematiche che sono uno scappo condotto in maniera impensabile fuori questo testo. E non a caso le indagini verso il santuario policontinentalista, per citare quelle in cui sono maggiormente impegnato, rappresentano un punto fermo nello studio dei contesti sacri, non solo in Turchia, ma per le dinamiche di mondo militare in tutto il Mediterraneo. Lo scavare esteticamente si è riflesso nell'organizzazione del cantiere, non caotico, ma durante il saggio, nella documentazione di scavo, la gestione della provenienza dei reperti. A Galista quest'ultimo aspetto è stato ritenuto così importante da essere riportato su ogni singola scheda delle migliaia di manufatti, sia di catalogo che delle tabelle quantitative, presenti nei singoli collane, nei singoli volumi della collana già riportata. Questi dati sono stati poi da me utilizzati per realizzare un database. Scusa, posso dire un po'? Questi dati sono stati poi da me utilizzati per realizzare un database contenente oltre 40.000 reperti che mi ha permesso di costruire le sequenze culturali del santuario mediterraneo al momento della stesura del volume sulla stessografia dello scavo. Il metodo stratigrafico è stato adottato verso il santuario in Porco già nel 1979 e nell'84 nel volume di Franca Parisi Badoni, norme per la redazione delle schede del saggio stratigrafico. Lo scavo del cortile I del cortile dell'edificio Gamma è stato preso come modello per illustrare le nuove schede US da poco introdotte a livello ministeriale. L'ultima visita di Mario Corelli al santuario di Gradio Emporico di Tradisca si data il 9 ottobre del 2016. La mattina aveva tenuto una magistrale lezione su cavalli alati di Tarquinia in occasione del convegno dedicato ai 100 anni del Museo Nazionale. Poi era seguito un laudo pranzo a passo di Fiorenti e Lumachi e poi il pomeriggio eravamo andati insieme a vedere lo scavo. Volevo mostrare al mio professore i risultati della campagna appena terminata e la vestigia degli impianti portuari di Leone, da cui portata alla luce con gli scivoli per l'alaggio delle imbarcazioni. Eccoli, questa è la zona degli scavi, questo è il filo di per l'alaggio delle imbarcazioni e questa una ricostruzione dei nostri del laureato. Caro Mario, da quel giorno le indagini sono proseguite e hanno portato a nuove e significative scoperte. Sono state condotte ricerche insieme a Paolo Camerieri sulle trasformazioni ambientali che hanno avuto un impatto significativo sul paesaggio editoriale tarquiniese. Durante queste ricerche abbiamo analizzato le dinamiche fondamentali a partire dal territorio, soffermandoci in particolare sull'impatto che a livello territoriale ha avuto lo sfruttamento dell'area delle saline, meta annuale del movimento transregionale di transumanza. Grazie alla fotointerpretazione e al ricco patrimonio aerofotografico, nonché alla disponibilità di cartografie antecedenti all'era contemporanea e all'età post-industriale, è stato possibile ipotizzare la presenza di tre bacini portuali interni, utilizzati dall'età villanoviana fino all'età romana, tra cui quello associato al santuario Emporico di Tarquinia. Inoltre, questo approccio ha permesso di gettare le basi per le stratigrafie del paesaggio, investigando le tracce delle antiche divisioni agricole e delle centurazioni romane. Anche le campagne di scavo hanno fornito informazioni di grande importanza, confermando ipotesi formulate alcuni anni fa. Tra le varie novità è stato possibile documentare con certezza come la costruzione del detto santuario settentrionale, legato al punto di Sulle e Capata, intorno agli anni 530-520, fosse stata accompagnata dalla realizzazione di un impianto ortogonale di strade, una delle quali, quella principale, poi partiva e doveva dirigersi verso l'entroterra
vista la tranquilla etrusca, evidenziando ulteriormente la volontà precisa da parte della metropoli etrusca di Tarpicia di controllare il porto graviscano e il commercio di esso collegato. Inoltre è stato possibile stabilire con certezza i limiti nord e sud del medesimo santuario, i quali sono stati perfettamente ripresi alla fine del V secolo in occasione dell'importante fase di ristrutturazione di tutta l'area sacra. Guidante, questo è avanti. Si è fermato. Si è bloccato. Ecco. Guidante da Andrea De Vicelli, mio alter ego sullo stato, mi aiutano nelle mie ricerche alcuni allievi bravissimi, Giulia Patrizzi, Fiorenza Angelofi e Fiorella Mancini Sonia, studiosi a cui ho voluto restituire quella stessa fiducia che tu volesti assegnarmi in quel lontano 1996 e che onorano l'impegno preso con il proprio lavoro intenso sullo scavo, con la crepia della documentazione e la cura della documentazione. Penso che anche in questo si possa vedere la continuità di una scuola, nella convinzione che, citando liberamente Eleonora Roosevelt, il futuro appartenga a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni e, aggiungo io, nel rispetto dei propri maestri. Grazie. Grazie. E ci fermiamo verso una ventina di minuti.